Simsalabim. Ciao ragazze e ciao ragazzi, sono qua finalmente per farvi il video del mio magico olio per capelli che mi avete tanto richiesto nel video che vi ho fatto sui trucchetti per far crescere capelli più belli, più lunghi e più splendenti, che se non avete visto ve lo lascio in sovraimpressione qua da qualche parte, così cercate sopra. Vi volevo dire una cosa importantissima, perché l'altra volta quando ho fatto il video dell'evento che ci sarà, che ho appunto annunciato che ci sarà questo nuovo evento bellissimo a Caserta il 24 ottobre, vi ricordo, sarò nella bioprofumeria La Reggia del Bio a Caserta. Comunque vi lascio tutte le informazioni nei box informazioni e vi lascio anche il link dell'evento nei box informazioni, quindi cliccate sul link e mettete, confermate la vostra partecipazione all'evento, perché è molto importante per noi capire quante persone verranno, così prepariamo tutta la sala, prepariamo tanti regalini per voi. Ci tenevo a dire questa cosa, che l'altra volta ho fatto un po' una figuraccia perché ho detto che la bioprofumeria sarà aperta da un anno, forse poco più, invece no, perché loro mi hanno invitato proprio per il loro compleanno, proprio perché da un anno che sono aperte, quindi ho fatto sta figuraccia. Comunque vi mando un bacio grande a queste ragazze che sono troppo carine, e quindi ragazze non vedo l'ora di incontrarvi e appunto festeggiare assieme a loro appunto questo primo anno loro di apertura di questa bioprofumeria, vi ricordo, a Caserta. Sono felicissima di incontrarvi, non vedo l'ora, yuppiu. Sto trovando molto bene per i capelli, vi ho detto che mi serve molto come anticrespo e molto anche disciplinante e lucidante, quindi mi toglie il crespo, mi lucida i capelli e serve anche proprio per renderli più lucidi, più splendenti, anche per combattere la caduta. Adesso lo prepariamo assieme, è molto semplice, ve lo dico, è semplicissima questa ricetta, quindi la potete fare tutti, e come al solito tutte le sostituzioni, se qualcosa vi manca o qualcosa non ce l'avete, guardate sul mio blog www.caritadolce.com. e adesso alla fine del video vi faccio vedere anche come lo utilizzo. Ho deciso di fare questo prodotto perché io ho visto tanti oli in commercio, ad esempio l'olio straordinario di Vivo L'Oreal, non mi ricordo chi. Comunque tanti questi oli straordinari, super fabulosi e strabilianti. Super fabulosi e strabilianti. Silicone. Che contengono silicone. Poi magari ci sta pure uno sputino di olio d'argan, qualcosina proprio. Adesso non mi ricordo in dettaglio tutti gli inci, però mi ricordo che ne ho guardati a bizzeff e sono tutti a base siliconica. I siliconi sui capelli sono dannosi perché coprono i capelli come una guaina, e sotto i capelli sono sempre più secchi, più disidratati, più spennati, più schifosi, più opachi. E infatti appena si smette di utilizzare, oppure magari ti finisce col prodotto, e ti fai lo shampoo, non te lo metti, i tuoi capelli fanno schifo e dici oddio, era quel prodotto che era miracoloso, invece no, per quel prodotto ti maschera la tua natura del tuo capello, che sotto appunto è sempre più disidratato e secco. Essendo che i siliconi li avvolgono in una guaina, i capelli non prendono il nutrimento ad esempio da un impacco, da un balsamo, e quindi si sfibrano, si spezzano, si fanno schifosini. Quindi piccola parentesi sui siliconi. Quindi io questo olio lo chiamerò l'olio meraviglioso, l'olio miracoloso di Carita Dolce. L'olio miracoloso di Carita Dolce, perché se hanno chiamato olio straordinario e olio prodigioso degli oli che alla fine fanno schifo e c'hanno i siliconi, io posso chiamare il mio miracoloso e meraviglioso, ne ho tutto il diritto. Ok ragazzi, è molto semplice, non faccio altro che un becher o un bicchiere di vetro unire tutti i miei ingredienti. Io ho scelto tutti gli oli che piacciono di più ai miei capelli, cioè che vedo che sui miei capelli hanno più risultati, e in generale sono quelli proprio migliori per capelli. Voi magari potete utilizzare quelli che volete voi. L'olio di jojoba, che appunto è un olio che è molto leggero, quindi non unge i capelli e appunto li nutre, li lucida però senza ungerli, quindi questo qua io lo adoro e ce lo metto. Ho messo tutti qua dentro, guardate come sono carini. Poi metto l'olio di argano, l'olio di argano è un altro mio olio preferitissimo per i capelli, e beh non solo, pure per il viso, per il corpo. Comunque l'olio d'argan è ottimo per i capelli perché è proprio illuminante, li fa più belli, e tanti oli in commercio contengono l'olio d'argan, quindi direi proprio di mettercelo ragazze. Quindi ragazze, dopo questi altri due oli ottimi ci vado a mettere anche un po' di olio di cocco. L'olio di cocco si è indurito, quindi lo vado a sciogliere qualche secondo a microonde. Eccomi qua, sciolto a microonde l'olio di cocco.
le dosi potete anche fare un po' ad occhio. Io più o meno metto un 50 grammi di ognuno e l'olio di cocco lo adoro davvero, sui capelli è fantastico. Anche questo qua, come quello di jojoba, è molto molto leggero, quindi vedete che sto mettendo oli sia leggeri, un po' più pesanti, di modo che questo prodotto non viene troppo untuoso e potete utilizzarlo tutte quante sui capelli. Poi metto anche un po' di olio di ricino, però l'olio di ricino mettetene poco, perché l'olio di ricino è ottimo, è super lucidante ed è veramente ristrutturante, infatti si usa anche sulle ciglia, sulle unghie, è veramente ottimo perché è ristrutturante per la cheratina, quindi è ottimo, però ne mettete poco. L'olio di lino anche ottimo, l'olio di lino anche questo qua ne metto poco perché l'olio di lino purtroppo ha un cattivo odore, però è molto lucidante, ottimo per capelli, quindi io non me lo faccio mancare, però ne metto poco, quindi anche di questo qua di meno. Poi ragazze, io ci metto un po' di oli essenziali. Come oli essenziali vi consiglio tantissimo quelli di agrume, quindi limone e arancio dolce, che sono veramente fenomenali sui capelli, sono super lucidanti e molto molto rinforzanti per capelli, oltre a dare una profumazione fantastica che io adoro a questo prodotto. Io uso questi qua della farmacia Vernile e gli oli essenziali potete trovare anche in erboristeria, però di solito li fanno pagare di più. E infine ragazze, l'olio di Lang Lang, olio essenziale di Lang Lang, che ha una profumazione un po' vanigliata, che con l'agrume ci sta da Dio, quindi viene una fragranza troppo troppo bella, un po' dolce, bella veramente. Benissimo i capelli l'olio essenziale di Lang Lang, quindi ho visto che è proprio presente in tanti prodotti per capelli, in tanti di questi oli c'è, quindi lo uso spesso nei miei prodotti per capelli. Vado a mescolare il tutto ragazze con questa bacchetta magica. Mescola. Fa un profumo fantastico, veramente bellissimo. Mettiamo sempre in proporzione più limone arancio rispetto all'Ylang Ylang, vi viene una bella profumazione agrumata, un po' dolce. A questo punto lo vado a mettere qua dentro, ma tranquillamente potreste utilizzare una di queste boccette, veramente, infatti nell'altro video ce l'avevo qua. Però questo è molto bello, questo è un contenitore di All Packaging. All Packaging, quel sito di cui vi ho fatto di recente il video, ve lo lascio nel box informazioni e link, che è appunto quel sito che vende tutti i contenitori per cosmetici. Questo è molto molto carino, è di plastica anche se sembra di vetro. È molto bello perché c'ha questo dispenser appunto che esce con la goccina, quindi molto molto pratico e così non esce troppo prodotto. Il nostro letto magico, guardate com'è bello, poi dentro qua ci sta proprio bene, super super figo. Oh, adorabile. Quindi ragazze, come lo utilizzo? Allora, questo qua si può utilizzare sia come impacco, quindi magari potevate anche non metterlo qua dentro e mettono un altro tipo di contenitore. A me piace farci un po' di tutto, veramente un olio multiuso per capelli che potete utilizzare come volete, ossia come impacco pre-shampoo, inumidite i capelli con uno spruzzino e lo mettete sui capelli, sulle lunghezze e sulle punte. Lo fate stare in posa anche 20 minuti, una mezz'oretta già basta, vi lavate i capelli, vi vengono i capelli super morbidi, perché ovviamente sfruttate tutte le proprietà di tutti gli oli, anche degli oli essenziali. Potete anche metterlo se volete sul cuoio capelluto e massaggiarlo, appunto per combattere la caduta dei capelli, con un massaggio stimolante per il microcircolo. Poi potete anche utilizzarlo sui capelli asciutti a mo' di cristalli liquidi, no? Cioè praticamente dopo che l'avete asciugati, qualche goccina lo mettete sui capelli, vi toglie l'effetto crespo tantissimo, vi lucida i capelli, vi fa mantenere la piega e ve li fa brillare, diventano bellissimi e poi anche profumati, quindi ottimo. Potete utilizzarlo ad esempio col gel d'aloe vera, mettete una puntina di gel d'aloe vera, una puntina di questo, lo utilizzate come styling ad esempio anche sui capelli mossi, non necessariamente lisci, anche se questo toglie il crespo, però va bene anche sui capelli ricci, qualsiasi tipo di capelli. Le
mettete, ad esempio, mettete così e poi vi asciugate i capelli e avete fatto tipo un gel lucidante, insomma, un prodotto di styling per capelli. Ancora potete utilizzarlo anche nelle vostre maschere pre-shampoo, ad esempio fate una vostra maschera magari col miele, con lo yogurt, gli ingredienti che volete voi, invece di stare là a aggiungerci tutti i vari oletti, ci mettete direttamente questo qua. E così in questo modo avete fatto una cosa super veloce, avete messo sui vostri capelli, quindi nel vostro impacco, tanti oli diversi, anche oli essenziali con un unico gesso, quindi è una cosa molto molto pratica. Quindi vi ripeto, veramente potete utilizzarlo come volete voi, è ottimo. Questo è tutto ragazzi, spero tanto che il mio olio meraviglioso vi piaccia, mi raccomando se lo fate fatemelo sapere, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta questa ricetta, se ne vorreste altre e fatemi sapere se vi è piaciuto questo video con un bel pollice in su, così ne faccio tanti altri e vi mando un bacio grandissimo, ciao!